Mettiti comodo, comoda. Ora, per compiere questo viaggio, è necessario che tu sia sveglio e sveglia, presente a te stessa e a te stesso. Sarà un viaggio che ti consentirà di riprovarti con occhi chiari, cuore leggero e mente vuota. Sarà un viaggio di pulizia della storia personale e o di recupero di frammenti d'anima? Di recupero della tua forza laddove tu l'abbia perduta o lasciata? O delle parti o degli aspetti della tua forza che tu puoi avere perso lungo il cammino o lasciato all'interno di nodi, di insenature lungo il cammino. Per questo ci vuole attenzione. Quindi, le indicazioni sono: 1, corpo immobile. Due, il respiro incessante, l'attenzione al suo andare e venire, così com'è, ma senza pause tra ispirazione e espirazione. Mai vigilare sul suo andare e venire. Tre, il fiume delle visioni. Che affioreranno dal tuo viaggio a ritroso fino alla sorgente lungo il fiume della tua vita. Ricapitolazione significa ricapitolare tutto quello che è stato e quindi che è qui adesso. Il tamburo ti accompagnerà, il respiro ti accompagnerà, ogni visione che affiora porta con sé un'emozione e una sensazione, quindi ogni visione avrà una sua ripercussione nel corpo da qualche parte e tenderà a modificare il tuo respiro in qualche modo e interromperlo. Tu terrai il respiro fluido e lo terrai là dove la visione va a risuonare nel corpo, in modo da poter passare nell'interruzione con leggerezza e con fluidità. Questo è il viaggio. Andremo, per questa volta sarai guidato, quindi seguiremo tappe stabilite. Incomincia a risalire con la tua attenzione alla giornata di oggi, a quello che hai fatto e vissuto oggi. Riguarda, non c'è sforzo, c'è stare seduto sulla riva del fiume e guardare. Se la mente va via, la richiami e la riporti lì, grazie all'attenzione, grazie al respiro.
è pura osservazione nella leggerezza e nella fluidità. L'equivalente del respiro che fluisce leggero è un sì di accettazione nella tua anima. Ora vai alla giornata di ieri. Ti Caboclo e cabocla è introspezione, quindi capacità di guardare dentro. Il respiro, le visioni. Ora vai a una settimana fa, o a un periodo simile. Le visioni, le sensazioni, gli stati d'animo, dell'esperienza. Di una settimana fa. Ora vai a un mese fa, o ora vai a un anno fa, o dintorni, le immagini fluiscono, il respiro fluisce, le sensazioni fluiscono. Se c'è qualche interruzione, tieni lì il respiro e lo sguardo, dici sì e passi oltre. Tutto va, tutto viene. Se ci sono pezzi d'anima da recuperare, integri la forza,
nel respiro e vai oltre. Ora vai a 5 anni fa o dintorni. Il respiro, il flusso delle visioni, la presenza, l'osservazione. Dieci anni fa o dintorni. E vai indietro poco a poco fino ad arrivare all'adolescenza, ai 18 anni. Io e i miei frammenti d'anima. Io e i miei pezzi di storia, io e l'ombra e le luci, io e le immagini di me stesso, di me stessa. 18 anni. Posso passare attraverso con respiro leggero. Occhi chiari, mente vuota, dicendo sì, tutto va, tutto viene. Liberando
frammenti d'anima. Lasciandovi libera di trasformarsi. Quindici anni. Le scuole superiori. Mondo degli adulti. Gli amici. I professori. Il rapporto con i genitori. I fratelli, le sorelle. I primi amori. Sessualità, non è solo con la mente il viaggio, il respiro, l'anima, le sensazioni, il senso sentito. Integrazione di corpo, anima e mente. Dodici anni. Le scuole medie. Dieci anni. Sei anni, l'inizio delle scuole, fuori dalla casa, i genitori, i compagni, respiro, visioni, sensazioni. Cinque anni. Quattro anni, tre anni, l'asilo, i giochi,
mamma e il papà. Respiro, le visioni, le sensazioni. Recupero i pezzi d'anima attraverso il sì, attraverso la fluidità. Anni. Ricordo lontano. Il senso sentito sulla pelle di una vaga esperienza. Un anno. Primi passi. Il tocco, il contatto con la madre, la qualità del contatto, la qualità della sua presenza. O assenza. Le mie risposte possibili. 6 mesi. Piccolo, 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 piccola, piccola, piccola. Così piccolo. Che il mondo non esiste, solo la mamma, 3 mesi. Il mondo è il contatto, il mondo è la pelle, il mondo è il seno della mamma. Io è il seno, io è il latte, il nutrimento, 3 mesi. 3 mesi, 2 mesi, 1 mese, latte buono, latte cattivo, seno buono, seno cattivo, presenza, assenza, nutrimento, mancanza. Forza, debolezza, tranquillità, paura. Dieci giorni, 9 giorni, piccolo, 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 senza nulla, se non il senso sentito di una vaga esistenza. 7 giorni. 6 giorni, 5 giorni, 4 giorni, 3 giorni, 2 giorni, 1 giorno, utero, mamma. L'esperienza oceanica dell'essere nell'acqua primordiale.
la qualità di questo esserci, non so bene dove, non so bene chi c'è, chi esiste, ma so che sento qualche cosa che si scrive nelle mie cellule, la qualità di un esserci, di una presenza, di un battito, la qualità del battito, interferenza o risonanza, tutto qua, quello che posso percepire. C'è una forza da qualche parte che incomincia ad agire, comincia ad attivarsi e a spingere. Non so cosa succede, ma c'è una forza che mi dice adesso devi venire con me. Non so dove, non so cosa, devi venire con me. Lasciarti portare è paura, è morire, non sai dove. Buio, stretto, buio, stretto. Buio, stretto, non so cosa, non so dove. Una forza che mi rende impotente di tutto se non essere trascinata. Stringe. La forza spinge, tutto stringe, la forza spinge. Cosa mi accoglie? Cosa mi aspetta? Cosa sento? Chi mi accoglie? La qualità? Dell'accoglienza, il senso sentito di chi non sa chi è, di chi non sa se c'è, ma che registra nel battito l'interferenza o la risonanza, l'accoglienza o il rifiuto, e la qualità dell'accoglienza o del rifiuto. E si registra irrimediabilmente nei ritmi delle cellule. Da questo momento in poi la forza che mi ha spinto è una forza che diversamente da un tempo è consapevole. Il nato due volte, la nata due volte, passa attraverso il fiume della sua vita risalendo. Il passato si cambia, il passato rinasce a se stesso in ogni istante, il passato si crea e si rinnova in ogni istante. La creazione è qui ed ora, piccolo,
5, 10, 15 giorni. Risalgo recuperando la forza e attraverso la forza passo ricostituendo, ricreando, rinascendo, rinnovando, passo dopo passo. Il passato che è presente, che è futuro, che è qui, adesso. Primi mesi. La qualità del seno e soprattutto la qualità della mia risposta, consapevole. Il sogno che scelgo di sognare. Portato dalla forza a risalire lungo il fiume della vita. Un anno e via via risalgo attraversando le isole di interferenza, portando risonanza. Portando la giusta risposta che nasce dalla connessione con la forza. Dagli occhi chiari, mente vuota, cuore leggero. Dalla forza e dallo sguardo che avevo prima di nascere. Nato due volte, la nata due volte, porta la forza nella sua vita e ricrea il passato. Un anno, 2 anni, 3 anni. Attinge la sorgente della forza necessaria per sognare il sogno che vuoi sognare. Il passato è qui, il futuro è qui. E si ricrea. 3, 4 anni, 5 anni. Mamma, io e te, e il papà, questo sconosciuto che compare, che irrompe nella vita a un certo punto. Chi sei? Cosa mi chiedi? Cosa voglio da te? Ti riconosco con occhi transpersonali, ti rivedo e ti rilego, madre, padre, nella tua veste di alleato e di alleata. E con la forza di questa consapevolezza rispondo e recupero i frammenti d'anima che mi hai risucchiato. Grande alleato padre, grande alleata madre. Piccolo, piccola guerriera d'infanzia, nata due volte, nato due volte. Sei, sette, otto, nove.
10 anni. Con sguardo iniziatico di colui e colei che sa e che riconosce il disegno, passo attraverso la mia infanzia, la fanciullezza. Rileggo con occhi iniziati del nato due volte, della nata due volte. Dodici, le medie, i compagni, la società, gli alleati, maestri, professori, gli alleati, compagni. Anni, liceo, primi amori, gli alleati dell'altro sesso. Gratificazioni, le rinunce, il nato due volte, la nata due volte, entra in società. 18 anni, il mondo degli adulti. Adesso sei un ometto, una donnina. Qual è la vita che ti attende? Qual è la vita che vuoi? Chi ti vuoi e devi lasciare alle spalle? Vuoi rispondere al mondo e al sogno che hai sognato quando vivesti? Venti, 21, 25. Cavarsela nel mondo, trovare il proprio posto, strenta e via, ognuno sale passo passo, fino a qui ed ora. Portando con sé il sogno che vuole sognare, portando con sé un caboclo a cabocla, occhi chiari, mente vuota, cuore leggero, e lasciando tutto ciò che gli impedisce di esserlo. Nel
ringraziando gli alleati incontrati lungo il cammino e perdonando celebrando il dono di ogni istante vissuto. Arrivo gradualmente qui ed ora. Nella celebrazione, nella presenza dell'essere autentico in me. Ah,